Claudia. Costantinopoli, che i turchi chiamano Istanbul, mi ha accolto come uno dei suoi figli. Gli assassini di qui, guidati da un affabile guerriero di nome Yusuf, sono assai fieri della loro città. Il luogo più vario e colorito che si possa immaginare. Ma è anche una città travagliata. Una fazione ribelle di templari bizantini lotta ancora per mantenere il potere. I loro recenti attacchi hanno ritardato la mia ricerca delle chiavi di Masyaf. Ma non durerà. Non appena ne sarò in grado, vedrò di trovare la vecchia stazione commerciale dei Polo, cercando indizi che mi avvicinino alle chiavi. Come c'è andata? Meglio che al nemico, abbiamo ripreso il covo. Abbiamo perso molti amici in questo scontro. Quanti morti per una piccola conquista. Tu hai una certa esperienza nell'arruolare nuovi assassini, giusto? Più che discreta. La gente di qui è stufa di questi attacchi dei Templari. Perché non fai ricorso al tuo fascino e ci trovi delle nuove reclute? Sì, ma in questo covo non è il caso di addestrarle. Non così presto. Mi sembra giusto. Parla con uno dei miei uomini a Galata quando hai finito. Può aiutarti ad addestrarle. Siete un uomo compassionevole, Effendi. Potete aiutarmi? Non nego di aver rubato della frutta da un mercante, ma solo perché la fame ha avuto la meglio sulla mia onestà. Portatemi la chiave di queste catene e vi ripagherò 10 volte tanto. Aspettami qui. Per forza. Immagino che vi sia un folle in ognuno di noi.
Uccidetemi, vi prego! Mi umiliate, Effendi. Ripagherò il mercante che ho derubato e gli mostrerò la stessa gentilezza. Dopo esserti ripulito la coscienza, amico, unisciti alla nostra causa. Per essere un onesto uomo, bisogna avere un lavoro onesto. Ne sarei onorato. Grazie. Non se ne trova. I dolci non riesco più a venderli. I milizieri...